Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video! Allora, niente, non è un video così tanto boom pow stupido come al solito, perché io facevo dei video stupidi. Few moments later. Ah, vai! Vai, Vivi! Quindi iniziamo questo grandissimo minuto filosofia. Questa è la rubrica Se ascolti ti cambio la vita. In generale si parla poco. Si parla proprio poco a dire ehi, perché è troppo scomodo dire buongiorno. Sembra che meno dici, più sei figo, perché hai qualcosa da nascondere. Ma in realtà noi siamo fatti per rivelarci, no? Per condividere pezzi di noi, per completarci a vicenda. Perché sennò come potrebbe nascere veramente un rapporto profondo tra di noi se le nostre parole, che provengono dall'animo, perché sono parole vere, e le parole vere dell'altro si fondono insieme, scoprono nuove cose, originano una nuova cosa e in più si completa una vicenda, si aiuta una vicenda, migliorano anche il mondo facendo questo, perché si miglioreranno loro. Io credo fermamente nel migliorare il mondo migliorando se stessi. Okay. Noi siamo energia, tutto è energia, ci scambiamo energia, per cui la purezza dell'energia cambierà a sua volta come un effetto appunto a cascata tutto il mondo circostante. Per cui ragazzi, mi spiegate perché non parlate? Ve lo dico io perché avete paura di essere giudicati, oppure perché siete talmente tanto abituati a non parlare che non vi viene spontaneo. Vi voglio dire una cosa brutta: a nessuno frega un cazzo di voi. Non in quel senso, non pensate male, nessuno ve lo dirà mai chiaro e tondo. Potete avere delle amicizie in cui siete importanti per una persona, ma non sarete mai il centro del mondo di qualcuno, a meno che non siate figli di qualcuno, sposati con qualcuno che poi non è detto, o a meno che voi non abbiate un figlio che mettete al centro della vostra vita. Ma quando voi cercate di avere una comunicazione, non farete mai realmente una brutta figura, dire una roba super inadeguata, tipo... Che cosa ne pensi della vita? Guarda, Giulia è super strana, cioè è veramente inadeguata. No, raga, cioè letteralmente non succederà questa cosa, oppure che cosa cambierà nella vostra vita una volta che questa persona l'ha pensato. Io volevo raccontarvi un po' di me con questa rubrica e volevo dirvi che letteralmente io sono sempre stata quella strana. Non sto scherzando. Ma perché sorridi sempre? Ma come sei profonda? Tutti questi discorsi. Ma raga, letteralmente facendo così sto costruendo la vita che voglio io. Chi se ne frega di quello che dicono gli altri? A nessuno frega di voi, perché letteralmente se voi vi mettete nudi in centro a Milano, a meno che voi non siate conosciuti, nessuno penserà guarda sto scemo nudo a Milano e si ricorderà della vostra faccia per sempre. No, letteralmente ci sono un sacco di cose strane in giro. Poi a lungo termine veramente tutto non viene ricordato. Cose che veramente mi hanno fatto stare male, che sono uscite, adesso non se ne ricorda più nessuno, sono andati avanti, perché la vita è proprio così, va velocissimo. E l'unico modo per percepire che sta andando avanti e viverla nel presente è viverla con i propri occhi, perché molte volte vediamo con l'occhio della società. E l'occhio della società non è il nostro, ci peggiora tantissimo perché ci mette delle regole autoimposte e noi non siamo fatti per essere una cosa standard. Noi abbiamo la nostra anima, noi abbiamo i nostri colori, noi abbiamo le nostre idee, i nostri sogni, le nostre regole. Dobbiamo imporle noi al mondo, non lasciare che il mondo ce le imponga a noi a costo di niente. Letteralmente la società non ci dà nulla, anzi ci toglie e basta imponendoci delle regole. Cioè, non è che se noi stiamo alle regole otteniamo qualcosa, non è un posto di lavoro. Lì sì, sono d'accordo, lì dovete cercare di fare al meglio possibile, ma questo non significa privarsi della propria personalità. Per cui disegnate il mondo, disegnatelo con i vostri colori, con la vostra personalità. Non vi private mai di una cosa vostra, non vi fate mai togliere quello che vi appartiene. Voi di una cosa dovete essere fieri, questo sono io. Questa è l'unica cosa di cui veramente gridare al mondo. E vedo sempre più persone che si classificano diverse, quando in realtà siete tutti dei diversi. Siete tutti diversi. Volete tutti apparire, ma in realtà chi appare di più è chi è. È chi è. Lì, nella sua tranquillità, non fa niente per farsi notare, ma brilla. Brilla, raga. Perché sa che cosa vuole. Perché nonostante tu gli stai dicendo una cosa che è accettata dalla maggior parte, questa persona ha ancora il coraggio di far valere le proprie idee. E il cellulare ci sta mangiando il cervello, ci sta mangiando la cosa più importante che abbiamo dopo la personalità.
forse la più importante, il tempo. Cioè, voi vi rendete conto che il tempo ce l'abbiamo tutti? Nessuno nasce povero, abbiamo il tempo. E il tempo lo possiamo trasformare in denaro, amore, in aiuto. Aiuto per qualsiasi persona, aiuto verso noi stessi. Il tempo letteralmente è più importante dell'oro. Cioè, ci puoi fare... Ah, cioè, esiste pure il detto, il tempo è... Cos'è che dice? Il tempo è denaro? Beh, non è un detto, è proprio vero. Un'altra unità di misura con cui dovremmo misurare la nostra vita sarebbero i nostri pensieri. Perché noi produciamo la nostra realtà da questi. Per cui imparare a cambiarli e imparare a scriverli mette le basi solide per la nostra vita e ce la fa vedere concretamente. Fin quando sono pensieri, letteralmente ci sono le persone come me, e siamo quasi tutti così, gli overthinker, in cui pensano 3000 cose al secondo e queste cose poi vanno. Olè, buttata la nostra vita, scrivetele le cose. Mi sono arrabbiata. Scrivetele le cose, perché queste potranno diventare la storia che noi vogliamo. Noi siamo i creatori della nostra storia. Oh, vi siete pianti addosso, anche io mi sono pianto addosso, anche io sto uscendo dalla depressione, però eccomi qua a urlare al mondo che deve cambiare. Però è tutto dentro di noi, è qua che nasce, è qua che nasce il cambiamento. Se non c'è qualcosa che si attiva qua, il mondo non ci darà una mano. Cioè, come i soldi non piovono dal cielo, non crescono sugli alberi. C'è anche la legge dell'attrazione, no? Perché non funziona la legge dell'attrazione? Noi non stiamo mettendo le carte in regola per il mondo per dirgli voglio questo. Cioè, possiamo anche desiderarlo, ma io voglio diventare un influencer da 10 milioni di follower. Bene, non posto. Perché la legge dell'attrazione non funziona? Perché non faccio nulla. Voglio essere pieno di soldi. E non faccio niente se non uscire con i miei amici. Guarda, ti può anche venire l'idea per diventare milionario mentre esci con i tuoi amici, ma apri gli occhi e fai qualcosa per cercare di non buttare le tue parole a vuoto, perché sennò, sai come li chiamo questi? Quacquaraquà. Voi non dovete essere dei quacquaraquà, dovete essere là, dovete essere proiettati sul futuro, sul presente. Il presente è letteralmente un dono. Viene tutti i giorni. Ogni giorno arriva, ogni attimo arriva e ci regala. Ci regala una cosa preziosissima, uno spazio in cui noi possiamo scegliere cosa fare. Il presente è letteralmente libertà. Non importa dove sei, puoi fare quello che vuoi in quell'attimo. E tu a volte scegli di non fare niente. Ma non di non fare niente in generale, che tu dici, bah, sto fermo, mi godo un po' di tranquillità. No, non fai niente per te. Tu ti butti a letteralmente ucciderti da solo guardando un telefono senza usarlo per te. Tu ti fai mangiare la tua vita, scegliendoti da solo di farti mangiare la tua vita. Bene ragazzi, questo video era semplicemente un cazziatone che volevo farvi, o una spintarella che volevo darvi. Ah, vai! Vai Vivi, vai Vivi! Questa era la prima rubrica di Se mi ascolti ti cambio la vita. Quindi, ascoltate la vostra guru, andate e vivete, e seguitemi sui social, perché ovviamente io sono la vostra guru di vita dappertutto. Ma se non mi seguite, come fate senza di me? Io vi devo dire una cosa veramente importante, che accadrà tra pochissimo, meno di quanto vi aspettate.